Ci avviciniamo alla stagione invernale, quindi è importante focalizzare l'attenzione su un alleato fondamentale che è il nostro sistema immunitario. Quindi passeremo in rassegna nei prossimi giorni con tutta una serie di video, uno per uno, tutti quanti i farmaci, gli integratori che si utilizzano per rinforzare il sistema immunitario, quelli che normalmente il medico ti prescrive o il farmacista ti consiglia proprio in questo periodo, da settembre a ottobre, per adulti e bambini. Quindi nei prossimi giorni vedrai un video al giorno che parlerà ogni giorno di un farmaco o integratore diverso. Ma per aprire, diciamo, questa collana di video, oggi ti voglio parlare del sistema immunitario, dell'abbassamento delle difese immunitarie, e quindi nei pochi minuti di questo video cercherò di spiegarti in buona sostanza quali possono essere i sintomi tipici di un abbassamento di difese immunitarie e in che maniera si possano riconoscere. Ciao, sono il dottor Ottavio Ungaro e sono farmacista presso la farmacia e presso la parafarmacia Mangiolino. Il sistema immunitario è un alleato incredibile perché riesce in una maniera molto sofisticata a riconoscere il self dal non self, per dirla in termini tecnici. Quindi quello che è nostro da quello che è esterno, che ci può creare problemi, quindi essenzialmente virus, batteri e funghi. E ci riesce in maniera molto sofisticata perché gran parte di questi microrganismi sono nostri alleati, quindi il sistema immunitario deve essere in grado di capire quali siano quelli buoni e quali siano quelli cattivi. Per alcune cause patologiche o non patologiche, ci può essere un calo delle nostre difese immunitarie. Può succedere, ad esempio, in caso di tumori, in caso di AIDS, oppure in caso, ad esempio, di epatiti o ipertiroidismo. Nelle situazioni invece fisiologiche per cui ci può essere un abbassamento delle difese immunitarie, va ricordato lo stress, dove c'è un'azione diretta a livello dell'intestino che è la prima barriera nei confronti degli agenti esterni, quindi anche di virus, batteri e funghi. Poi abbiamo la gravidanza, in cui fisiologicamente c'è un abbassamento delle difese immunitarie. L'età anziana o nei bambini ci può essere una riduzione di queste difese immunitarie. Il calo della vitamina B12, che è fondamentale nella produzione di globuli bianchi, l'utilizzo di alcuni farmaci, come ad esempio gli antibiotici. È sempre fondamentale associare gli antibiotici dei buoni fermenti lattici perché gli antibiotici sconvolgono l'ecosistema intestinale facendo venire meno così quell'alleato tanto importante che è il nostro intestino con il suo meraviglioso ecosistema che blocca la proliferazione di virus e batteri. Ma anche abbiamo ad esempio l'alimentazione sbagliata oppure lo scarso riposo, parleremo in un video proprio dell'importanza del riposo. E quali sono quindi i sintomi che ci permettono di capire quando è presente un abbassamento delle difese immunitarie? Sicuramente la stanchezza, sicuramente il dolore muscolare, la caduta di capelli e lo sfaldamento delle unghie, oppure un mal di testa continuo. Ma ci sono anche delle infezioni secondarie che ci devono far capire, sono dei segnali inequivocabili di un abbassamento delle difese immunitarie. Ad esempio le cistiti ricorrenti, perché anche a livello intimo, diciamo, c'è un equilibrio molto molto delicato che un abbassamento delle difese immunitarie può far stravolgere in qualche maniera. Oppure, ad esempio, ci può essere la formazione ricorrente di afte, che sono manifestazioni proprio di un calo delle difese immunitarie, quindi uno sconvolgimento dell'equilibrio microbiologico a livello della bocca. Oppure l'herpes, tipico segnale di un calo di difese immunitarie. Ecco, in tutte quante queste situazioni, anche la candida, ad esempio, bisogna intervenire subito rinforzando le difese immunitarie. Nei prossimi giorni ti spiegherò appunto quali possono essere i rimedi per aumentare le difese immunitarie. Nel frattempo puoi passare in farmacia e conoscere, scoprire un protocollo che abbiamo ideato apposta per adulti, bambini e anziani per contrastare la stagione fredda e quindi i virus e i batteri che inevitabilmente ci verranno a trovare, e quindi un protocollo che permette di potenziare le difese immunitarie e prepararsi al meglio alla stagione invernale.
Nel frattempo, se ci sono domande, puoi scriverci sulla pagina della Farmacia Mangiolini. Ciao, alla prossima.